Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare la DJI Io 4 Pro. Per quanto riguarda i collegamenti, insieme all'Io 4 viene fornito questo cavo JST a 6 pin, quindi basterà semplicemente collegarlo alla VTX. Qualora ce ne fosse bisogno, è possibile saldare i cavi direttamente sull'Io 4, in questo caso facciamo riferimento al manuale per conoscere l'ordine esatto col quale saldare i cavi. Se possibile comunque vi sconsiglio di saldare i cavi, usate il connettore perché è più pratico. A questo punto passiamo al flight controller e qui possiamo trovare due casi, schede con connettore per sistemi HD e schede senza. Per quanto riguarda le schede predisposte per VTX in digitale abbiamo un connettore per i collegamenti, in questo caso dovremo semplicemente collegare il cavetto fornito in dotazione. Anche se il flight controller è predisposto per sistemi HD, è sempre necessario verificare l'ordine dei cavi, perché alcuni flight controller potrebbero avere la sequenza invertita. Ok, perfetto, questa T-Motor non ha nessun problema e i cavi coincidono. Il secondo caso sono quelle schede prive di connettore. Attenzione però che questo non significa assolutamente che il flight controller non sia compatibile con le VTX DJI, semplicemente in questo caso dovremo saldare i cavetti direttamente sulla scheda. Per iniziare tagliamo il connettore. A questo punto dobbiamo capire se useremo o meno il radiocomando DJI. Se usiamo un radiocomando DJI ci serviranno tutti e 6 fili, se invece usiamo un radiocomando esterno, come nel mio caso che userò una Pocket, rimuoviamo i cavi giallo e arancione che sono relativi al radiocomando DJI. Per rimuovere i cavi tirate sulla linguetta e sfilateli. Ok, come vedete ho già fatto i collegamenti. Per quanto riguarda l'alimentazione usate il back a 9V integrato in questa FC. Se il vostro back è da 10-12V o simili va bene, l'importante è che non sia quello da 5V perché non basta. Nel caso la vostra scheda non avesse un back per alimentare la O4 è possibile collegarla in linea diretta con la LiPo. La VTX supporta batterie fino a 6 celle e non c'è nessun problema a collegarla in questo modo. Per quanto riguarda TX ed RX, come sempre vanno collegati invertiti tra loro, quindi l'RX dell'Io 4 sul TX dell'FC e il TX dell'Io 4 sull'RX dell'FC. Assicuratevi nella scheda di usare un RX e un TX con lo stesso numero, nel mio caso il 3. Dopo aver fatto i collegamenti passiamo alla configurazione su Betaflight. La prima cosa da fare è andare nel tab porte. In periferiche attiviamo VTX MSP più DisplayPort nella UART dove abbiamo collegato la O4. Io ho usato RX3 e TX3, quindi lo attivo nella riga della UART 3. Ora faccio salve e riavvia. Sia che usiate il radiocomando DJI o un esterno, ricordatevi di attivare sia l'RX nella UART corrispondente. A questo punto, se usate un radiocomando DJI, ricordatevi che nel tab ricevente dovete scegliere SBUS. Attenzione, se vedete che non funziona potrebbe essere necessario fare nuovamente l'aggiornamento del flight controller, impostando il protocollo SBUS in fase di flash. In configurazione assicuriamoci che in questo punto sia attivato OSD. Adesso andiamo nel tab USD e sistemiamo tutti i valori che ci servono. I dati possono essere aggiunti da questo menu e trascinati nella posizione che preferiamo. Assicuriamoci che qui sia selezionato HD. Concludiamo la configurazione Betaflight con una piccola nota. Il tab Video Transmitter dovrà rimanere vuoto così come lo vediamo. È una cosa normale e non bisogna configurare nulla. Questo tab serve solo per le VTX analogiche. Dopo aver configurato la O4 passiamo all'attivazione e all'aggiornamento. Per attivare la O4 è necessario alimentarla con la batteria, mentre per l'aggiornamento è sufficiente il collegamento tramite USB. Visto che questo O4 Pro è da attivare ed aggiornare, collego sia l'alimentazione che il cavo USB. Per procedere con aggiornamento e attivazione ci servirà il software DJI Assistant 2 che troviamo in questa pagina. In descrizione vi lascio il link per scaricarlo. Io ho Windows, quindi scarico questo. Una volta avviato il programma, procedo con l'attivazione. Seleziono la mia unità video. Il sistema mi dice subito di attivare il prodotto, quindi procedo. Vi ricordo che è necessario un account DJI per continuare.
Perfetto, la O4 Pro è attivata. Adesso è venuto il momento di aggiornare. Come vedete la mia VTX ha versione firmware 01.00.0000, quindi è necessario aggiornarla all'ultima versione. Clicco su Start Update per iniziare. L'aggiornamento impiega qualche minuto, io velocizzo un po' il video. Perfetto, aggiornamento completato, posso chiudere il software. Per concludere vi ricordo che sia il Sonic 5 che il Sonic 5S sono pienamente compatibili con la VTX DJI O4. Se vi interessano questi frame trovate il link in descrizione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.